Mettiamo un posto. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della mostra The Mystery Man, che ovviamente arriverà a breve nella nostra città, come dico sempre, una città importantissima che merita molto di più e sempre di più, perché dobbiamo veramente tornare ad essere protagonisti come meritiamo. È una conferenza stampa ovviamente di presentazione, perché l'inaugurazione, secondo la nostra scaletta, è prevista per il 31 luglio alla sera nella chiesa di San Domenico. Questa mostra, questa esposizione, diciamo, che ha una caratura mondiale, credo che uno studio di 15 anni della Sacra Sindone, che poi ha condotto alla una ricostruzione iperrealista del corpo dell'uomo della Sindone, che io uso questo termine, ma per me quello è Gesù, quindi quella ricostruzione del corpo di Gesù non è mai stata fatta prima, un lavoro veramente unico nel suo genere, e per noi averla ovviamente a Chioggia è veramente un onore e un orgoglio. E dico una cosa un po' di curiosità, perché poi le cose nascono, no? In qualche modo. E una sera ero a casa e Valentina mi dice: ma tu sai cosa hanno fatto a Salamanca? Io ho detto no, io ho detto no, non so. Allora mi ha fatto vedere i video che c'erano su YouTube di questa cosa straordinaria che è stata fatta a Salamanca, e da lì è partito tutto. Ho chiamato la dottoressa Ballarì, gli ho detto giro dei link, l'ho detto, ho chiamato subito il vescovo, insomma, ovviamente, dico, mi sono agitato, ecco, però mi sono impressionato in maniera piacevole di quello che era stato fatto in Spagna. Ho chiamato poi il dottor Cornieri, ho detto, guarda, mi affido a te per i collegamenti con la Spagna, e da lì è nato tutto. Insomma, adesso c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando da mesi, stiamo lavorando praticamente da fine ottobre a questo evento, e quindi è una cosa importantissima per la nostra città. C'era la precisa volontà dell'amministrazione comunale comunque di valorizzare questi 5 mesi tutto quello che abbiamo in città di bello. Parliamo del Museo Diocesano, delle chiese, di tutte quelle parti storiche e artistiche della nostra città, e questo è il finale di un percorso che vorremmo creare nella nostra città, che ha come tema un turismo religioso. È una cosa importante per noi, che ci stiamo affidando, stiamo costruendo veramente una squadra di organizzazione, una squadra importante che poi ovviamente dovrà lavorare sodo in questi giorni, prima di arrivare a fine luglio, e poi anche ovviamente in questi 5 mesi di durata dell'esposizione. Adesso ovviamente ringrazio chiaramente i presenti, Sua Eccellenza il Vescovo di Chioggia, che ringrazio veramente per il contributo importantissimo, anche in termini di conoscenze. Poi Francisco Moia, che è l'amministratore unico della ditta Arti e Splendore, poi un collaboratore. Poi abbiamo collegato anche Alvaro Blanco, che è curatore della mostra, e Andrea Tornieri, dottor Andrea Tornieri, che ha fatto un video per la conferenza stampa, e non è presente qui, però arriverà a fine mese, però ha fatto un video che poi lo vedremo. Io farei partire un breve video giusto di presentazione della mostra, dell'esposizione, non so chi ce l'ha. La mostra inizia il suo percorso internazionale a Chioggia, Italia. La città di Chioggia accoglie questa mostra sulla Santa Sindone dopo la sua inaugurazione a Salamanca e il suo passaggio per Udinese, in Spagna, dove ha commosso più di 100.000 persone. Este es mi padre. Sabes que es bello. Lo que sufre Jesús por nosotros. Somos fermanes a equipa que realmente desenvolveu de uma maneira tão extraordinária essa comunicação.
muita gente não sabe, não é? Que desde o século XIV se vai tentando descobrir o mistério do Sebaio e realmente o impacto que eu senti quando vi ele, quando eu senti um estremecimento interior muito grande. A mim, sinceramente, me ha impactado, me ha gustado muchísimo. Impressionante. Sí, yo diría también lo mismo, impresionante, realista. Real. Bueno, la exposición es realmente una obra increíble en el tema artístico y el tema de la fe, cada uno se le da su interpretación. Es realmente impresionante. Uno queda contemplando lo que realmente es el misterio de un Dios que se hace pequeño, que se hace hombre. Debe ser humano, ¿viste? Y realista del cuerpo de Jesús. The mystery man.